Aia, però questa mamma, mamma mia, ti fa dire. Aia, aia, iniziamo bene, iniziamo bene. Mamma, benvenuti su mamma. Quella mamma che devi chiamare il telefono azzurro quando la vedi. Sì, prendi il tuo telefono e... telefono azzurro. C'è una pazza in casa. È un gioco, è una finzione, non è reale. Però, ragazzi, se vi fa venire gli incubi, non è colpa mia. Siete voi che avete cliccato al video. Quindi, quittate ora finché potete. Altrimenti, benvenuti su mamma. Un brutto inverno si è abbattuto sulla famigliola di quella casetta. Ma niente che una famiglia bella unita non possa superare, no? Al calduccio. Eccoci qua nei nostri lettini. Bambini, riuscite a sentirmi? È tempo di alzarvi. È arrivato il sole. Mamma mia, ma che bello! Io sono ancora stanco, però andiamo a vedere questo cos'è. Che bello! Per niente inquietante, una bellissima musica. È la ninna nanna della mamma. Mi piace tantissimo. Chiudi. Adesso devo andare a mangiare. Ah, adorata come una dea in casa, quella era mia madre. Anzi, è mia madre. Forse ero io dopo le cose che succederanno a breve. Che bello. Mamma mia, la bellezza della mamma è la mamma. La mamma è la mamma, è la mamma di mamma. Eccola qui. Credo sia lei, no? È un altro quadro, è una statua? Oh! Eccoti qui, caro. Pensavo che non volessi alzarti. Gli altri sono fuori, sono andati a caccia, a prendere cose per il cibo. È veramente da tanto che non mangiamo. Non so quanto potremmo durare. Cari miei. Mamma, prendimi in braccio! No! Mi dice sempre cose tristi. Mia mamma mi ha già fatto diventare un adulto. Qua che cosa c'è? Non lo so, qua che cosa c'è? Non entrare lì dentro, caro. Non c'è niente per te. Ma io sono curioso. Magari nascondi la Switch o la PlayStation. Cavolo, mamma non vuole mai che gioco. Vabbè, andiamo fuori. Devo andare fuori. Ehi, ragazzi, che succede? Mamma dice che presto arriverà la primavera. Se, come no, ce l'ha detto un anno fa. Hai sentito qualcosa la scorsa notte? Non ho sentito niente a parte il tuo russare. Ti ricordi per caso come andare nel laboratorio di Papi? A proposito, papà dov'è? Dov'è Papi in tutto questo? Comunque devo essere bravo, devo dimostrare alla mamma che sono il migliore. Questo gioco ha già un nonché di The Promised Neverland. Posso fare qualcosa, mamita? Non entrare lì dentro. Questo chi è? Babbo? Memorie sbiadite di un padre che non c'è più, mannaggia. E per di qua chi ci è? Ah, la mia famiglia è il completo! Pino, Gino, Tino e Barnabino, che sono io! Barnabino vince sempre. Mamma si arrabbia quando tiro botte a sto tavolo. Meglio non farla arrabbiare. E qui che c'è? È chiuso. Non posso toccare niente. Mi sa che per oggi non c'è niente da mangiare. Ci servirà un miracolo per domani. Ah. Che cosa direbbe vostro padre in questa situazione? Non preoccupatevi, bambini. Tutto andrà bene. Lo so, ne sono sicura. Ne sono veramente... Ora andate a dormire, va bene? Domani dovrete essere più forti. Mamma, io non voglio andare a dormire, non ho sonno. Dormi bene, caro, stai forte. Ci proverò, mamma, ma non mangio da giorni, sono un gressino! Sto morendo! Aiuto! State già tutti dormendo e io vi metto la musica rock! Basta, non voglio rompergli troppo le balle. Slippa, slippa, la parappa, dormi, dormi, pipipino, sono qui nel mio lettino. Vabbè, sono sempre l'ultimo! E che cavolo! Uffa! Che succede? Oh, perché la musica horror? Perché la musica... Mamma, che succede? Eccoti qui! I tuoi fratellini non hanno molta fortuna lì fuori. Mamma, conta su di te. Devi trovare qualcosa per mangiare oggi. So che ti chiedo molto, ma se non mangiamo questa notte? Se non mangiamo questa notte cosa, mamma? Cosa, mamma, se non mangiamo questa notte? Mi dai le botte? Cavolo, non c'è niente. Poi non dovremmo andare mica in giardino. Oh, c'è un cervo! C'è un cervo, ragazzi, assaltatelo! Dai!
C'era un cervo. Ma io sono un bambino, sono un nano. È il cervo che mangia me. Questi mi continuano a dire le stesse cose. Ho fame, ho fame, ho fame. E uno mi continua a dire: ho fame. Cavolo, tutti hanno fame. Anch'io ho fame, bambini. Anch'io ho fame. Non è che posso entrare qua dentro, magari. Non entrare lì dentro, porca zozza. E niente, mamma. Allora, sei riuscito? Oh, ho capito. Sì, il cervo è scappato, ha una faccia brutta. Continuo a dire a me stessa: sì, dai, arriverà presto la primavera. Tutto andrà bene. Però, oggi, non riesco a dirlo. No. No, non dovrei dirvi queste cose a voi piccoli bambini. Avete vissuto delle vite così corte. Ho deciso. Bambini, andate a dormire. Fate i migliori sogni che potete. Primavera arriverà. Sì, che bello, primavera arriverà. Io non lo so, non mi fido. Ho paura, c'è un'aria strana. C'è un'aria strana, mamma, oggi è più strana del solito. Porca zozza. Porca zozza. Porca zozza. Io sono il più fotogenico, Non posso far niente, sono costretto. Costretto ad andare a dormire, io non ho sonno. Non ho sonno, ma devo dormire. Oh, vabbè, ragazzi, però secondo me c'è qualcosa che non va. Ho visto gli occhi di mamma e non era normale questa notte. Ah! Questo è un rumore. Qua, manca un bambino. Manca un bambino? Dov'è Timmy Jimmy? Mamma? Mamma? È andata per di là e proveniva da di qua. Oh santo cielo. Oh santo. La porta è aperta. La porta. Oh oh. Oh oh. Ok, qua, questa è la sua camera. C'è qualcosa che si nasconde qui? Devo sbrigarmi. Mamma colleziona delle robe veramente strane. Però qua dietro c'è qualcosa. Qua c'è una porta. C'è una porta qui dietro. Porca zozza. Non me la racconta giusta. Si tiene tutto il cibo per lei, probabilmente. Mamma mia, andiamo a vedere per di qua. Andiamo a vedere per di qua. Mamma è davanti. Mamma è qui davanti, proviamo a parlarci. Oh, caro, mi hai spaventato. Che cosa fai fuori dal letto? Torna a dormire, ok? Dobbiamo dormire. Va bene. Ma non trovo più Jimmy Timmy. Non lo trovo più. Che fa per di là? No, vabbè, magari è andato al bagno, se abbiamo un bagno. Non lo so, non mi fido, speriamo bene. C'è qualcosa di strano, è stato tutto un brutto sogno. È stato tutto un brutto sogno. Ok, si sono alzati tutti. Vediamo se è stato veramente un brutto sogno. La camera è chiusa, scommettiamo 100 euro che la camera è chiusa. Sbam, che è chiusa, ma è ovvio. Ma è ovvio. Oh, c'è un topo. Volevo mangiarmelo. Ormai è l'unica cosa che posso mangiare. Qui posso andare. Ah! Sei una maledetta, sei. Caro, cosa cercavi di fare? Non stavi cercando di entrare qui dentro, non è vero? Non c'è del cibo qui. E anche se ci fosse, dobbiamo usarlo molto saggiamente. Dai, vai a giocare. Non c'è niente per te qui. Ok. Io sono un bambino, sono stupido. Mamma sa meglio di me. È molto più intelligente, certo. Ehi, avete visto Timmy? Ah, dannato cervo. Se solo avessi un fucile a pompa. Cavolo. Ragazzi, non ce la possiamo fare. Ragazzi. Mamma si comporta in modo strano ultimamente. Mamma si comporta in modo strano. Porca zozza, ci ha preso tutti all'amo. Ci sta uccidendo uno ad uno, forse. Voglio andare qui dentro. Non entrare lì dentro. Sei andato ancora a caccia, caro? Non era necessario. Ho trovato del cibo. Ma ci sono brutte notizie. Non ce n'è abbastanza per tutti. I tuoi piccoli fratellini mangeranno stanotte. Non preoccuparti. Anche a te daremo presto del cibo. Cosa vuol dire? Che devo stare alla... Guarda che se mangiano tutto. Le cose sono state difficili fino ad ora, ma non preoccupatevi più. Voglio che ora siate tutti in pace. Pensieri felici. Mangiate. Niam, 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 niam. Era buono? Perché sono diventato bianco? Sembra che tu abbia così tanta fame, caro.
Dai, meglio che vai a dormire, così ti dimentichi. Riposa in pace, mio caro. Riposa in pace in che senso? Arriverà presto la primavera. Ecco, è arrivata per il piccolo Timmy, vero? È arrivata molto in fretta primavera per il piccolo Timmy. Io non mi fido, sono diventato bianco come un lenzuolo perché ho capito. Secondo me mia madre si è mangiato Timmy. Perché non c'è più Timmy? Perché non c'è più Timmy? Mi nascondo sotto il suo letto ora. Solo questa musica può calmarmi. Ora dormo con la musica, me ne sbatto. Voglio dormire con la musica. Così impara la mamma cattiva. Ok, ti prego non fare la motosega. Ti prego. Ho troppa fame per dormire. Ok, sono ancora qui, meno male. Oh! Devo andare a controllare, fammi vedere. Oh cacchio, dov'è mamma? Devo andare a guardare. Devo andare a guardare qui dentro. Devo andare a guardare qui dentro. Oh, il topolino è entrato qui. Andiamo a vedere. Sono entrato anch'io. Mi posso nascondere qui? Ah, c'è un buco nel muro. C'è un buco nel muro. Non ci credo. Che mi porta nella stanza da letto di mamma. E si è tenuta una pezzo di carne. Oh signore, forse posso mangiare. Oh oh, dove sto andando? Oh oh ragazzi, non mi piace. Non mi piace. Non mi piace per niente. Che è sto posto? Sembra un laboratorio. Abbiamo un laboratorio in casa, questa roba non la sapevo. Oh! Mi ha visto? No. Non mi hai visto, vero? Devo andarmene! Devo tornare a letto! Mamma sa troppe cose! Devo andare a letto! Devo andare a letto! Oppure potrei andare a controllare! Mamma si arrabbia se do botte al tavolo! Controlliamo! Magari gli rubo la carne! Rubo il pezzo di carne! Voglio vedere cos'è! L'ho mangiata! L'ho mangiata! Sì! Vai, vai, corri, 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 corri. Dormi, dormi, dormi. Io dormo dentro le coperte ora. Guarda la mamma. Guarda la mamma, è là dietro, si sta avvicinando. Dormiamo, dormiamo. Dormiamo, dobbiamo dormire purtroppo. Dobbiamo dormire purtroppo, dai, fai che non sia io. Fa che non sia io il prossimo. Fa che non sia io. Ecco, mamma mia, mi sono svegliato. Meno male. Ok. Io non sono stato, mamma. Tuo padre cercava di cacciare tutte le creature durante l'inverno. Le preparava nel suo magazzino speciale. Abbiamo dovuto chiudere quella stanza dato che voi bambini andavate sempre a cacciarvi nei guai. Potevate farvi del male, insomma. Porca zozza. Cervi, vi prego! Voglio solo un cervo, voglio solo mangiarmi un cervo. Ma non c'è un cervo. Cervero podcast, no. Oh, dov'è l'altro bambino? Oh, siamo rimasti in due! Ho fame. Ma non sai pensare ad altro. Dov'è il nostro fratellino? Dov'è l'ultimo dei fratelli? Dov'è mamma? Stai ancora cercando di cacciare? Mi ricordi così tanto. Papà, io non voglio più che ti preoccuperai per la famiglia. Dai, dormi. Pensa solo cose allegre. Arriverà presto anche per te la primavera. Non voglio la primavera! Dai, adesso mangiamo. Ho trovato ancora del cibo. Che bello! Finalmente posso mangiare anch'io. Dai bambini, mangiate. Non preoccupatevi per me. Vostra mamma non ha molta fame. In che senso? Non so se voglio mangiare sto schitto, però devo, sennò muoio. Dai, non era buono? Mamma vi ama tanto, tanto. Tanto, tanto. Dai, andate a dormire. Arriverà presto la primavera. Ok, mamma. Aspetta, caro. Questa notte non andare in giro. Ma certo, io non sono mai andato in giro, mamma. Mai andato? Mai andato in giro, mamma? Mai andato in giro? Allora vado in giro adesso finché non è notte. Devo trovare le chiavi, devo trovare un modo, devo trovare... Cacchio, devo trovare un modo. Dove sono i miei fratellini? Dove sono i miei fratellini? Porca zozza. Tu non hai paura? Ehi, tu non hai fame? Metto la musichetta per rilassarmi. Dormiamo. Non ho altra scelta, non so che devo fare. C'ho paura, mi cacco. Mi cacco nel lettino, addio.
Oh 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 oh, sta arrivando sotto le coperte. Sotto le coperte. Non ci sono. Non ci sono io. Sono andato in giro. Vuoi andare a prendere Pippo? Vuoi veramente andare a prendere Pippo? Vuoi prendere Pippo? Io non ci sono. Sono già morto. Non avvicinarti. Sono sotto le coperte. Sono sotto le coperte. Non avvicinarti. Tu non puoi prendermi. Non ci sono. Sono andato via. Sono scappato di casa. Bene. Mamma mia. Mamma mia. Poverino. L'ha fatto sparire. Mamma l'ha fatto. Sei una pazza. Mamma l'ha fatto sparire. Dove sta andando mamma? Ha murato il posto. Non posso andare per di qua. Wow. Wow. Mamma si arrabbia. Non l'ho più nemmeno. Ah. No. No. Scappa. Torna a letto. Torna a letto. È la musica. È la musica. No. Non sono stato io. Non sono stato io. Non sono stato io, giuro. Non sono stato io, giuro. È sporca di sangue. Mamma è sporca di sangue. Cosa? Ha già fatto il misfatto. Non sono qui. Non puoi più nasconderti, caro. Ok. Devo andarmene. Ti mettevo sempre questa canzone quando ti mettevo a letto. Te la lascerò ascoltare un'ultima volta. Dai, vieni nella mia stanza quando sei pronto. Cosa? Devo muovermi, non posso stare qui ad aspettare. Devo muovermi, devo trovare un modo. Porca zozza. Cavolo. Cavolo, non posso andare a morire. Non posso andare da lei. Dov'è andata lei? Dov'è andata lei? La porta è aperta. Devo andare nella sua... Il topolino! Topolino, alleiamoci! Questo è il laboratorio. È pieno di sangue! È pieno di sangue! Fratellino! No! Non volevo questo. Ma che scelte avevo? Voi bambini siete i più fortunati. Per un momento di pietà di vostra madre. E non dovrete più temere questo inverno. Mai più. Sii un bravo bambino. E chiudi gli occhi ora. Cerca di stare più fermo che puoi. E ricordati. Mamma ti ama. No! No! Guarda le teste degli altri piccoli! Mi vuole seguire! È una pazza! È una pazza! Io te lo... Ora... Che cosa cerchi di fare, piccolo mio? Vai! Vai! Ah! No! Ho distrutto mamma! Ho killato mamma! Ho killato mamma! E col suo stesso destino! Fratellini, vi ho vendicato! Mamma è insulsa! Mamma è un sacco di marmellata ora! Ah! Ah! Non guardarmi così, caro! Che cosa ho fatto? Sono stata la peggior madre, caro! Devi mangiarmi se vuoi sopravvivere! So che è la cosa peggiore, ma è l'unico modo! Sei un bambino coraggioso! No, ma che schifo! Io non voglio mangiare! No! No! Mi sta mangiando mamma! Bravo, bambino! Stai andando bene! Mamma ti ama! Oh! Tutto perché sono costretto, cioè... No, io al suo posto mi sarei lasciato morire! Non posso scappare ora? Devo andarmene, ora... Ora me ne vado! Però come faccio a sopravvivere? Cacchio. Cacchio. Vi ricorderò tutti. Tutti quanti. Sono più pesanti di quello che mi ricordavo. Vuoi perdonare mamma? Nel senso, alla fine si è tipo pentita e mi ha permesso di sopravvivere. Mi ha dato tutta se stessa. E alla fine era costretta in un certo senso. Quindi, per quanto sia malvagia la cosa che ha fatto... L'ha fatto comunque in un certo senso nei suoi e nei nostri interessi, quindi la perdono. E l'ho rimessa a posto. Mi ascolto un'ultima volta la canzone. Ah, meglio di no, guarda, mi fa venire gli incubi PTSD. E questa stanza? Cosa contiene? Ah, di nuovo il buco. Va bene, non mi interessa. E ora, vediamo. È primavera, ovviamente. Passato l'inverno, proprio ora! Ma bastava aspettare un giorno in più! Bastava aspettare un giorno in più, mamma, dai. Un giorno in più, bastava aspettare. Ma porca, se lo sapeva, mamma, dai. Chissà cosa sarebbe successo se non l'avessi perdonata, però. Ah, vabbè, per fortuna è un incubo di gioco e non è... Mamma ti ama, sempre. Ricordatevelo che vostra mamma, anche se a volte fa le robe strane, sperando mai come queste, comunque vi vuole bene. Perché una mamma nel suo cuore...
vuole sempre bene al figlio. Ecco, una mamma che si rispetti vuole sempre bene al figlio. Beh, questo era tutto, ragazzi. Spero vi sia piaciuto il video. Noi ci vediamo al prossimo, sperando sia più allegro. Ciao, ragazzi.